Benvenuti a tutti nella cucina di Gilda. Ciao amori. Cosa ci fai di buono oggi? Niente. Se oggi ancora due niente. De fiacca. Due de fiacca e uno de prezzo. Ma mi pare che io faccio anche perché sto sempre affanata, io cucino sempre. Già vede gli ingredienti là? Allora, ragazzi, oggi vi faccio una bella pizza salata rustica, così proprio, sapete come si dice, a pizza e fighe. Tatta, per chi non cotto e magnato, per chi non gli va a stare tre ore lì a farla montare, a farla cosa, questa proprio le sbrigate e è buonissima. E questa pure la devo regalare a mia sorella. Ah, e dai, e va. Allora iniziamo con le uova, eccole qua, 1, 2, 3, vai. Allora, ecco qua. Adesso metto 120 ml di olio extravergine, ho messo. Adesso mettiamo 100 g di parmigiano. Potete mettere pure il pecorino, ma io metto il parmigiano, mi piace di più. Adesso metto 320 grammi di farina, piano piano, Adesso metto una bustina di lievito per pizze salate e poi ne mettiamo un'altra mezza, va bene? Una e mezza. E giriamo. Metto un cucchiaino di sale e poi un po' di pepe, che non manca mai dentro a sta casa. Senta pure di comprarlo, che è quasi finito, mannaggia. Adesso metto 120 ml di latte. Allora, questo è 130 g di salame, però potete mettere mortadella, quello che vi piace a voi. Sì, che profumo. E qui 150 g di scamorza. E mettete formaggio, quello che vi pare a voi. Allora, adesso mettiamo tutto l'impasto dentro, eccola qua pronta. Ora ci spalmiamo un po' d'ovetto sopra, ecco qua, questo è un purlo, ecco, una spennellatina. Allora, lo stampo è 20, potete fare anche il 22, va bene? E adesso io la metto in forno, a forno caldo, a 180, una quarantina di minuti. Vabbè, poi mi regolo io, insomma, va bene? Va bene, vai! Eccola qua, guardate un po' che bella! Ecco qua. È uno spettacolo, raga, ve lo assicuro proprio, guarda. Rustica, ecco qua. Senti un po'. Che profumo. È calda calda, Infatti fuma, se eccola qua, vedete? Mia. Guardate che bella. Pare una pizzetta di quelle proprio gagliarde, Girdare, una pizzetta di quelle gagliarde. Di quelle proprio. Eccola qua, vedete? Guardate che bella. Guardate pure di qua. Vediamo ecco. Che sì. Ecco fatto. Ma vi ho fatta vedere. Anche aperta così, mamma bella. Mia raga, sbrighete qua Girdare, perché sennò abbiamo ammozzichi noi, no, questa adesso io la richiudo e poi la do a mia sorella, perché l'ho fatta proprio per lei, che quindi, lei ama queste. Mi dispiace raga, oggi niente assaggio, no, non mi dispiace, tanto è buona, voi fatela perché è proprio buona, guardate è fantastica, fatela così. Lo stampo potete mettere sia il 20, allora dal 18 al 22. Va bene? Va bene, per chi non c'ha il 20 e magari c'è il 18, mette il 18. Va bene, 20, cara, 22. Grazie Gildarella. Va bene, amori? Allora, adesso io vi mando tanti baci, vabbè, ma sto pezzetto io frego però. La druncola. Vabbè, allora, amori. Tanti baci belli, sempre dal cuore e dalla cucina di Gilda. E vi amo tutti. Tutti.
E piatto ricco? Micificco.